Ben ritrovati, oggi nel Fatto del Giorno ci occupiamo dei due volti dei siti d'arte in Campania che continuano peraltro a vivere davvero una stagione straordinaria. Da una parte le nuove scoperte a Pompei che ha ottenuto anche il record di visitatori con le domeniche nei musei, iniziativa del Ministero della Cultura. Dall'altra però c'è stato l'ennesimo atto che sfregia il patrimonio archeologico del nostro territorio, come è avvenuto appunto a Ercolano. Il ministro Sangiuliano ha duramente condannato questo ennesimo scempio, come aveva peraltro già fatto quando venne deturpata la facciata, ricorderete, della Reggia di Caserta. Ma su Pompei però Sangiuliano non può fare a meno di sottolineare come questo sito si confermi uno scrigno di tesori senza fine. Nelle ultime settimane Pompei ancora una volta è tornata a stupirci e a rivelarci il valore di questo sito, che è uno scrigno di tesori in parte ancora inesplorato. Ecco perché noi abbiamo finanziato i nuovi scavi e vogliamo lavorare per mantenere elevata la qualità di questo sito. C'è amarezza intanto per quanto avvenuto ad Ercolano, dove un turista olandese ha lasciato la sua firma con un pennarello indelebile su una parete di una domus, una ferita al patrimonio storico e archeologico. Francesco Sirano è il direttore del Parco Archeologico di Ercolano. Allora, quando ha scoperto quello scempio intanto, direttore, qual è stata la sua prima reazione? Una reazione umana, un moto di rabbia, come è normale, soprattutto perché poi per un caso si trattava della prima domenica del mese, quindi il momento in cui il sito accoglie, tra l'altro con questa iniziativa ministeriale così importante, accoglie visitatori senza neanche chiedere il biglietto e diciamo la risposta è stata questa. È vero che noi abbiamo avuto 3.000 visitatori e questo è stato l'unico vandalo, ma certamente lascia la mano in bocca e ora appunto ognuno si assumerà le sue responsabilità e noi siamo già al lavoro per poter risolvere questo problema. Ecco, intanto direttore, che tipo di intervento va fatto adesso? Si può recuperare la parete riportandola soprattutto al suo originale splendore, possiamo dire? Dunque, il tipo di inchiostro che è stato utilizzato è un inchiostro indelebile che protegge anche l'inchiostro dai raggi UVA e UVB. Noi abbiamo visto la scheda tecnica, quindi si è proprio cautelato di fare un lavoro fatto bene. E ora siamo partiti noi con la sperimentazione di solventi per trovare quello giusto che permetta di cancellare la scritta ma di non intaccare la superficie pittorica sottostante, e proprio oggi stiamo partendo con le prove e quindi poi in tempo reale sapremo dirvi tra qualche giorno, qualche ora, io non le saprei dire, se abbiamo individuato già il metodo. Sappiamo solo una cosa, che dobbiamo agire tempestivamente perché più tempo passa, più c'è il rischio che la superficie pittorica dell'affresco antico assorba le componenti di questo inchiostro e quindi poi diventi davvero irreversibile il danno. Intanto, direttore, l'autore di questo scempio chiaramente dovrà pagare i danni, lo ha ribadito anche il ministro della Cultura Sangiuliano. Questa linea dura, secondo lei, può servire a prevenire episodi del genere? Questa linea dura è opportuna a livello repressivo, perché quando uno compie un tipo di scempio del genere è giusto che paghi. I beni culturali sono di tutti, questo signore appartiene alla grande famiglia europea, siamo tutti cittadini europei e quindi si deve prendere carico di quello che dei danni che arreca al patrimonio dello Stato. Certamente da sola l'azione repressiva non basta, c'è bisogno anche di un insieme di momenti anche educativi, conoscere il patrimonio, utilizzarlo, frequentarlo in maniera responsabile è uno degli scopi di tutti gli istituti del nostro ministero e quindi anche di Ercolano. Noi per esempio abbiamo lanciato sul nostro sistema di digital signage oramai da qualche mese una campagna che si chiama proprio Bad Tourist, cioè il cattivo turista, il turista scostumato. Abbiamo un
un nostro saggista che è stato ad Ercolano oramai qualche anno fa, che aveva prodotto una serie di foto anche un po' ironiche, nella quale compiva comportamenti che non erano quelli, diciamo, appropriati, e aveva una maglietta con scritto Bad Tourist, e noi poi gli mettiamo sopra ad ognuna di quelle immagini come una sorta di timbro che certifica che è un comportamento cattivo, e alla fine invitiamo tutti quanti a diventare amici del parco ed aiutarci con questo comportamento invece consapevole nella conservazione. È un grandissimo aiuto che i visitatori possono dare anche semplicemente comportandosi in maniera rispettosa, come noi facciamo, diciamo la verità, anche a casa nostra. Non credo che se ognuno di noi imbrattasse le proprie pareti o rompesse i mobili di casa, questa insomma la cosa passerebbe così, o comunque vivrebbe in un modo incivile. Solo che quando si fa con il pubblico e ci si comporta in maniera incivile, bisogna assumersi le proprie responsabilità. Quindi io penso che sia molto giusto che poi paghi quello che è previsto dalla legge, che è stata voluta proprio dal ministro San Giuliano nel gennaio 2024. Ecco, intanto chiaramente c'è anche l'altra faccia della medaglia, lo straordinario successo dei siti d'arte nelle domeniche gratis nei musei. Ecco, intanto per quanto riguarda il Parco Archeologico di Ercolano, direttore, qual è il vostro bilancio? Dunque, il bilancio attuale degli ingressi dall'inizio dell'anno è davvero molto positivo. Noi abbiamo avuto picchi in alcuni mesi del 45% di aumento della frequentazione, il che vuol dire che è una percentuale di molto superiore a quello che è l'aumento del turismo in genere nella Campania e nell'area di Napoli, di cui noi beneficiamo, ma sicuramente ci deve essere anche qualcosa d'altro, cioè c'è anche una capacità di attrazione che il Parco Archeologico di Ercolano ora sta esercitando, e non a caso forse succede ora dopo tanti anni, oramai sono 7 anni che il parco è in piena attività, e quindi si cominciano a vedere i risultati. Stiamo entrando sempre di più in quelli che sono i circuiti anche turistici dell'area, e i visitatori aumentano. Ecco, per chiudere, tornando chiaramente al tema, al centro di questo suo intervento, secondo lei, direttore, come vanno tutelati i beni culturali nella nostra regione? Perché di recente c'era stato anche un altro episodio particolarmente grave alla Reggia di Caserta. Insomma, qual è il suo appello soprattutto alle istituzioni e alla politica? Io credo che semplicemente ognuno debba fare il suo lavoro, non c'è bisogno di cose straordinarie, c'è bisogno veramente seriamente ognuno di fare il proprio lavoro, e un insieme di cose che fa sì che crea un contesto nel quale chi ha queste idee davvero barbare venga isolato, si senta isolato e si senta come dire represso in questa sua stranissima e stramba, diciamo, idea, e gli altri si sentano premiati per quello che stanno facendo di giusto. Non c'è una soluzione, e poi ogni luogo deve avere un sistema di accoglienza che deve essere integrato, che deve far capire, da un lato far sentire le persone a casa, dall'altro far capire che siamo di fronte a beni culturali non solo tutelati ma anche UNESCO. L'unica cosa di cui sono certo è che è impossibile di fatto che noi mettiamo un guardiano per ogni visitatore. Questa è proprio una cosa che non può essere, non sarebbe neanche giusta anche avendoli, perché ognuno di noi, ognuno di noi in quanto cittadino deve comportarsi in maniera civile e rispettosa soprattutto dei beni comuni. Bene, speriamo che il suo appello possa essere recepito e raccolto dai cittadini e dai visitatori, soprattutto di questi siti davvero straordinari. Grazie Francesco Sirano, direttore del Parco Archeologico di Ercolano, per questo intervento, e buona giornata. Arrivederci e vi aspettiamo ad Ercolano. Grazie, grazie mille al direttore Sirano. Abbiamo concluso per oggi il Fatto del Giorno. Regia per noi Michele Urciuolo, grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci.